La Mattina Sportiva ritorna per parlare di calcio dopo alcune settimane di stop. Abbiamo tutte le società principali di riferimento, marsicale più o meno, insomma, oddio, non è che giochi Maurizio Massimo Colle, però la sua parte la fa. Una volta, ai tempi, a Capelle, in piazza, la piazzetta della chiesa. Puoi Ah, parlare? certo. Ciao, ciao Ciao, Maurizio buonasera a Massimo, tutti. ben trovato, è responsabile della comunicazione, nonché addetto stampa, è punto del capistrello, perché dovete sapere che questo è un bis, abbiamo arrivato, c'è cioè stata una falsa partenza, perché ho chiamato in un'altra maniera Alessandro Piccirilli. Buonasera. Come confondersi? Alessandro è Alessandro, punto e basta, è purtroppo la vecchiaia, ma brutti scherzi. E quindi noi andiamo da Domenico Cicciotti, che è Buonasera. il portiere. Alessandro gioca a Cedano, Domenico gioca ad Arezzano, mentre, buonasera a te, Buonasera, Romolo non gioca più, venga a non vedere la gioca più, trasmissione vedi a quella vedere, precedente che ecco, ti ha fatto un soprattutto po' quando ho fatto visto emozionare, mister, il quindi signor Pezzopane, non ho capito più niente, insomma, e poi quando ho visto pure stai ancora scosso. come i cavalli cosa, al Palio di Siena, sì. Romolo Petrini, allenatore del Cerchio. Mo ti scuoto io, caro Romolo, e ti chiedo: sta sconfitta casalinga? Ci stanno tre risultati a calcio. Sì, Però beh, interessante, non avrei delle mai volte si vince, delle immaginato. volte si perde, E delle qualche volta si volte, pareggia, e perfetto. questa E volta sono andata statisticamente, a perdere. sono più le vittorie, le sconfitte o i pareggi, secondo te? Ma noi Questo è intanto abbiamo più vittorie, noi abbiamo più Però, vittorie, complimenti. come quello che diceva: sono più salito, sono più Ecco, disceso, è andato capito? prima l'uovo la gallina. Quindi Roma, è stata una partita strana, adesso ci diamo Sì, un è tocco. stata Quindi strana perché allora, innanzitutto, dopo 7 minuti stavamo 2-0 per loro, poi al decimo minuto ci ha cacciato fuori un giocatore. E beh, poi recuperate 2-0, abbiamo fatto 2-1, poi loro hanno fatto 3-1, 3-2 in 10, insomma, vabbè, è stato pure comunque dobbiamo rivedere un po' queste partenze, che sono un paio di certo. partite che si parte sempre sotto, anche se ieri il primo gol secondo me è stata una forma di scorrettezza da parte loro, perché avevano un giocatore a terra e ci siamo fermati per buttare la palla fuori, invece quella è andata in porta, vabbè, comunque. Senti Romolo, voi avete una partita da Sì. recuperare, che comunque siete in zona playoff, quindi Sì. come dire, il campionato va avanti nei binari della tranquillità. Cosa cercate adesso? No, noi l'ho detto l'altra volta, ma a parte le Sì. battute, noi già la salvezza è tanto per Cerchio. Primo anno, in Poi effetti. trovarci, giustamente, trovarci in queste situazioni, a questo punto del campionato, si cerca di fare qualche cosa in più se ci riusciamo, però non dimentichiamoci che mancano ancora 4-5 punti alla salvezza. Non è Intanto, che quando recupererete il match? mercoledì dovremmo recuperare con Quindi San Gregorio, neve se permettendo, ancora perché a Poggio Baricciano, a San Gregorio, ultimamente si gioca, l'Aquila non ha ecco, giocato. l'Aquila, la Miternina, insomma, tutto l'Aquila torna in parte in prima Ma questi categoria. però il problema, sai qual è? Che fanno i cambi in sintetico per giocare, no? E poi non si E gioca. poi non si Cioè, gioca, chi? e lì scatta. Penso che Capistrello l'altra Ecco, domenica con un quarto d'ora ha liberato il campo, no? Il sì, sintetico si libera Capistrello. e queste altre parti fanno del tutto per non giocare. Non lo so, Perché non... olio di Maurizio. gomito ci abbiamo messo. Mi pare un po' strano, No, perché Maurizio proprio lui si mette con no? No, ma spalla da anche solo. io. Cioè, il problema è che si dice no, il sintetico così si possono giocare tante squadre, si può giocare con tutte Invece le temperature, poi. invece poi. Allora, chi il sintetico non ce l'ha, però ha dei grandi spalatori, è Avezzano e l'Avezzano. Allora, che ne dici, Domenico? Ma era una partita contro il Paderno abbastanza sentita, E quindi, come quindi. dire, cioè per voi sarebbe stato meglio, col senno di poi è semplice parlare, rinviarla oppure giocare. No, Però no, non fa noi. battutine, hanno vinto, Vabbè, loro pensano che. No, vabbè, quindi. mo non facciamo parlare ai ragazzi perché sennò Prego, diventa. È normale prego, che.
Facciamo parlare ragazzi e farli. No, volevo di Nardi, ma è normale che volevano giocare. Si erano chiamato le persone per sparare il campo, penso. Ma che... loro non le volevano far entrare, però hanno scavallato i tifosi. Gianni faceva al presidente: no, no, non entrate, non entrate. No, il presidente in primis era proprio lui che spalava. Ha dato il buon incitava i tifosi ad aiutarlo. Ma perché proprio, ecco, per voi era quasi una questione di principio giocare senza rinvii? Ma no, anche con Martin Sicuro domenica c'erano stati altri spalatori che hanno contribuito. Sì. Insomma, è la squadra degli spalatori. Sì, sì. Senti, Domenico, a parte gli scherzi, abbandoniamo questo binario morto perché in effetti non ci porterà da nessuna parte. Quindi... E invece diciamo che l'arrivo di Lucarelli, oltre a rivitalizzare l'Avezzano, ha lanciato definitivamente te a scapito del povero Michael Di Girolamo, però insomma... Ma innanzitutto lo ringrazio per l'opportunità che mi sta dando. Ringrazio lo stesso Michael che comunque, nonostante adesso non stia giocando, mi incita sempre. Perfetto. Sia nello spogliatoio, durante gli allenamenti. Ricordiamo allenatore Michael, allenatore della Juniores, che sta facendo anche molto bene. Perfetto. Sono primi. Sì. Ma sì, l'arrivo di Lucarelli ha diciamo sconvolto sia lo spogliatoio che... Comunque ha smosso una classifica che era dura all'inizio. Domenico, cosa è cambiato? Ma cioè, cambiando i giocatori, come abbiamo visto, sono andati via parecchi giocatori. Parecchi acquistati... non avezzanesi, non marsicani, e sono tornati nostri. Sono tornati nostri, sì. È una cosa che io sono veramente felice, perché sono uno di quelli che pensa che devono giocare i ragazzi del posto. Perfetto. Vabbè, diciamo che adesso ha fatto veste locale, in effetti manca il Paterno. Volevo fare una domanda al Paterno. Chi fa le veci del Paterno? Avrei chiesto agli Iodice: perché hai sostituito due ex Avezzano alla mezz'ora del primo tempo facendo entrare due Tuzzi? Ma non lo sapremo mai, perché questa era l'aggancio con la tua. E invece parliamo con altri avezzanesi che non giocano ad Avezzano. Innanzitutto, più il privilegio di giocare in Serie D oppure il rimpianto per non giocare nella tua città? Ecco. Magari si potrebbero unire le due cose il prossimo anno, ce la auguriamo tutti. Sì, ecco. Vabbè, comunque la categoria, la Serie D è una categoria importante, quindi sì. Penso che... all'età nostra, mia e Domenico, bisogna sfruttare queste opportunità. Certo. E quindi speriamo di mantenere la categoria, ecco. È un palcoscenico importante la Serie D, ma ci sono anche grosse società. Vedevo il campo della Civitanovese o quello della Maceratese, del Viareggio, per non parlare della Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, il campo basso, tutti da 20.000 posti, ecco. Quindi però danno degli stimoli questi, certo, questi, certo, impianti. Solo che domenica scorsa, due domeniche fa, sì, ho avuto la sfortuna di giocare a porte chiuse a San Benedetto. Sì. Vi hanno privato di 6.000 tifosi che avrebbero tifato contro, però vabbè, piccolo però, particolare a proposito di porte chiuse, ormai a Celano siamo alla stregua delle porte chiuse, purtroppo si erano abituati bene, quindi nonostante ciò, anzi un dato statistico era il campo è stato più pieno quando c'erano appunto le porte chiuse a lungo a Pescita che quando si è giocato a porte aperte. A parte gli scherzi, dicevo, nonostante ciò il Celano finalmente ha mostrato di essere vivo. Sì, era ora che riuscissimo a vincere la partita. Sì. Dopo molta sfortuna, perché siamo stati molto sfortunati, siamo riusciti a conquistare 3 punti, a riagganciare la zona playout, diciamo. Purtroppo sempre ultima, io ci sono rimasto malissimo quando sono andato a controllare la classifica. Però ora abbiamo 5 partite, di cui 3 in casa, sì, fondamentali, dove dobbiamo dare tutto e cercare di prendere punti, perché sono quelle fondamentali per cercare di salvarci. Allora, voi siete a quota 14, mi sembra che 12 punti siano arrivati in casa.
o addirittura forse anche 13. 13. Alla faccia di chi dice che quando vado a celare ce l'hanno verde, anzi io dovrei andare anche in trasferta, e con Capistrello non so più che fare, invece mi arrendo. In effetti io vorrei andare a cerchio, ma pure a cerchio verde in casa, quindi lo so. Dai, scherzo. D'altronde no? Non te puoi mica, come fa una parte poi, certo, vai a celare. Guarda che simpaticone il nostro Romolo. Allora, perché in trasferta non prendete? Ma diciamo che nel girone d'andata abbiamo avuto le trasferte più difficili, a parte Maceratese, San Benedettese in casa, Fano, Civitanova, comunque sono trasferte difficili, sì. Però non lo so, forse perché anche il pubblico influisce in trasferta, perché comunque sia uno stimolo per noi, certo. Però anche le altre squadre sono più motivate. Diceva un cronista di Castelfidardo nell'ultimo match che loro hanno una media di 800 spettatori a partita, così appunto, per non parlare insomma delle piazze più grandi, ecco, dicevamo i 6.000 di San Benedetto. Certo, noi dobbiamo pensare a noi stessi e non alla gente che viene allo stadio, però comunque è un aiuto in più quello del pubblico, ecco. Allora, l'aggancio è perfetto, insomma c'è chi il pubblico ce l'ha, ma i risultati non li fa. No, i risultati... Quante sono le sconfitte di fila? Sono 7, purtroppo sono 7. È un triste record che addirittura vi sta risucchiando verso la zona playout. Sembrava impossibile. Sembrava impossibile, però so partire... Non lo so, secondo me non è una questione anche di sfortuna, arbitraggi discutibili. Che è successo? Allora, è successo la partita di ieri, Capistrello ha pareggiato, con l'esordio di Lusi ha pareggiato, non è andato fuori gioco, ecco. Mentre perfino Tiziano Moccia, no, quello di Rete 8, Lauducci, ha detto che perfino lui ha detto che era regolarissimo. Io su questo perfino spero che non senta questa mia uscita, però vabbè, no, per dirti, meno pietoso. Salutiamo i due Lauducci. No, quello è il presentatore, no, Lauducci è quello. Io l'ho visto il programma di ieri sera, vedevo che hanno confermato. Che canale era? Rete 8. E allora era Goccia. Tiziano Goccia. Non lo so, poi manca a farci. Era lo stesso guardalinee che ha annullato il secondo gol che è stato fatto. Prendete quell'uomo contro la Vizzana. No, ma non lo so se adesso è un caso, non è una coincidenza, non lo so, però non è che possiamo tagliarmi. Qua c'entra Cicciotti, secondo me. Devo indagare. Non è fatto Cicciotti, però secondo me è pure una questione di sfortuna. È una questione pure che la partita, l'ultima abbiamo persa in casa, no? E siamo stati tutto il secondo tempo a una porta. Loro in contropiede sono su un errore e sono andati a far gol a due minuti alla fine. Senti, purtroppo è così, e noi dobbiamo cercare innanzitutto di fare quei punti per salvarci. Allora, proviamo ad essere analitici e anche costruttivi, perché al di là della sfortuna dell'arbitraggio, il Capistrello ha rimosso un paio di tasselli che sono quelli che potrebbero far crollare l'abitazione. Basta che togliere la colonna portante e come dire, crolla tutto. Su tutti, appunto, Miccichè che sta facendo la differenza, come Michele, pure Bisegna, insomma, stanno facendo la differenza da Rezzano, e l'infortunio di Gaetano. Per noi è stato due mazzate. Miccichè, io lo conosco personalmente, vabbè, è anche un amico. Lei è stato lui a voler andare via, non è stato vabbè, di Rezzano, e anche per ambizione, diciamo. Però non commento di Gaetano, ma a proposito di Gaetano è un infortunio che purtroppo grave, è finito per lui, il campionato è finito. Questo stavo per chiederti, non rientra nemmeno poi ci sono partite. Infortuni, squalifiche, insomma è una serie di cose che non va. E a tal proposito, nell'ultimo match avevate altri assenti oltre a questo storico, avevate un paio di squalificati. Ogni settimana ci sono un paio di squalificati, di quelli tatticamente rilevanti, esatto. E quindi come se ne esce? Allora, innanzitutto la prossima partita che già abbiamo a questa Sapone, secondo me è una partita che dà 6 punti, non da 3. Certo.
4 punti di differenza fra le due squadre. Se dovesse perdere il Capistrello, si metterebbe male, perché invece se vince allontana di 7 punti questa volta Montesilvano, e quindi noi dovremmo fare tutto il possibile per vincere, perché noi dovremmo fare qui, secondo me, occhio, a 9, memoria, 9-10 punti per poter stare. Almeno 3 le potenzialità ci sono per fare questi punti, però anche perché la squadra, insomma, gli elementi, abbiamo fatto un ottimo giro di andata, veramente ottimo giro di andata. Poi non so perché ogni anno a Capistrello, quando c'è la pausa natalizia, alla ripresa, troppi però come quest'anno mai. Come quest'anno mai. Ripeto, perché insomma ci sono stati diversi assestamenti negativi. A tal proposito, Torti ha provato, come dire, a rimettere il mandato, voi avete respinto le dimissioni. Ma io conosco Tonino, lo conosco. Prima cosa lo stimo come persona, come allenatore. Per noi, per quello che so io, non ci stanno problemi con Torino. Nessuno suona Torti. Non è che la colpa è di Tonino, è... Non lo so, è una serie di cose, allora, partite andate male. Cerchiamo un punto di contatto fra le due società, che non a caso non sono nella parte alta della classifica. Hanno una rosa risicata, appena mancano un paio di giocatori, vale per Capistrello, vale per Celano. Tanto è vero che Celano non riesce a portare 9 giocatori in panchina da un bel po' di settimane. Addirittura, va bene, io non vorrei fare nomi, ma insomma, quando Luiso è costretto a sbilanciare la squadra, a mettere qualche fuori ruota, poi lo toglie per tornare, se ieri ha fatto nuovamente questa pratica anche un po' discutibile. Vabbè, morale della favola, avete delle rose molto scarne. Sì, anche un po' per colpa degli infortuni, delle squalifiche, certo, tutto, però queste prime parti del 2015 abbiamo avuto molte assenze importanti di giocatori più grandi, che comunque in Serie D sono importanti perché trascinano la squadra. Ogni volta che manca Marfia prendete 3 gol. Ormai è un classico, quindi purtroppo dà equilibrio alla squadra. Marfia gioca a centrocampo, quindi poi esperienza da vendere, quindi. certo. E comunque affrontare squadre come la San Benedettese con 7 under in campo non è facile. Decisamente, insomma, come dire, oltre al blasone anche la carriera dei giocatori parla da sola. E senti, io ti chiedo una cosa: il Celano dell'andata sembrava più in palla e più in pante prima di giocare contro il Castelfidardo e perdere 3-0. Sì. Celano e ritorno sembrava la frutta, ecco, il Castelfidardo invece ha vinto 1-0. Che succede? Ma forse dalle dinamiche nel girone di ritorno comunque abbiamo imparato a conoscere le squadre e sapevamo che comunque fare punti a San Benedetto e a Macerata non era molto facile, essendo due squadre che sono ai vertici della classifica, quindi affrontare squadre che hanno più o meno il nostro punteggio è una motivazione in più per cercare di fare punti e di salvarci, ecco. Parlavamo di scontri diretti, il prossimo sarà contro l'Agnonese, vale lo stesso discorso del Capistrello, purtroppo voi in questo caso siete quelli che stanno sotto, quindi in caso di sconfitta l'Agnonese schizzerebbe avanti di brutto, andrebbe a 5 punti più 5, 16 più 1 da noi adesso. Ah, 15. Credo. No, Termoli 15, Agnonese 16, infatti stavo per dire, quindi andrebbe a più 5, dicevo, e sarebbe una brutta circostanza. Questo potrebbe farvi tremare le gambe? Sì, è una partita importante, comunque loro hanno vinto con il Giulianova in casa domenica, quindi anche per loro era uno scontro diretto, una finale. E ancora dobbiamo recuperare alcuni giocatori come D'Adamo e Bigliotta, ci sono squalificati, io ad esempio sono squalificato, però penso che la partita si metterà nel migliore dei modi, perché ci stiamo impegnando duramente. Questa settimana siamo arrivati in mezzo alla neve, abbiamo fatto di tutto per preparare la partita. Alessandro, il tuo stato di forma non è quello dell'andata, ecco, mettiamola così. Ma ieri non è andata molto bene, però le partite precedenti credo di aver reso. Sì, ecco, ieri però non è stata una giornata, no, però meno male che c'è stato il risultato, questo è quello che conta. Certo. Allora, Domenico, parlavamo di rose infinite, l'Avezzano aveva una rosa infinita, Lucarelli invece ha sfoltito parecchio. Ma sì, questo sfoltimento c'è stato, ma abbiamo acquistato altri giocatori come appunto Miccichè. Sì.
Michele Bisegna. Michele Bisegna che è tornato, eccetera eccetera, sì. Diversi innesti, ecco, sì. Però fino ad oggi sta avendo ragione alla grande Lucarelli, sì, sì. Un lavoro tattico, tecnico, mentale soprattutto. Soprattutto tecnico e mentale, perché ci dà la carica giusta ogni domenica per affrontare il match, e anche tatticamente molto bravo nei moduli, sa sempre la scelta giusta, ma soprattutto ha, come dice lui, un'idea, sì, di gioco. E Romolo, anche tu alle prese con diversi infortuni negli ultimi tempi. Ne parliamo, dipende dalla pozzolana o solo ecco. Il caso, non, per questo periodo tra infortuni, squadre di calcio, ma poi il freddo, sì. Poi questo è un periodo dove se c'hai due persone infortunate si aggiunge qualche persona squalificata e diventa 4-5 persone in meno, certo. Casomai all'inizio del campionato, anche se c'hai qualche infortunato, i squalificati ancora non arrivano, quindi ti mantieni sui 2-3. Invece, per esempio, già domani, domenica, se recuperiamo, già tra infortunati e squalificati, mercoledì, cioè già stiamo senza 5 persone, quindi certo. È un periodo per tutte le squadre, sì, un periodo, diciamo, delicato. Fortunatamente il cerchio ha messo fieno in cascina, quindi non ha una certa angoscia che hanno altre società. E a tal proposito, finalmente è arrivato il giorno del giudizio. Noi in realtà avevamo vincolato un po' tutto in coda allo scontro diretto fra Tortorino e Balzolà. E quindi che cosa ha detto questo scontro diretto? E ha detto che ormai Balzolano è dietro di 5 punti, sì, da Tortoreto, un piede e mezzo abbondante in prima, anche se Tortoreto pure è 12 punti, insomma, sta parecchio fuori fuori pure, sì. Tortoreto, quindi, però diciamo che Balzolano sta messo un po' a questo punto peggio di Tortoreto. Con l'acqua alla gola. Invece il calendario beffardo vi propone una delle sfide più difficili di domenica. Domenica a Calzoli, infatti, visto, dicevo anche l'altra volta che si riprenderà e si riprende, perché è una buona squadra, è a forza squadra, di gol degli Idrofano, certo, della ditta Idrofano. No, ma Calzoli è una buonissima squadra, infatti poi capitano delle situazioni, perché pure Sergio Idrofano, penso, no, Sergio Marco. No, Sergio è stato infortunato per tanto tempo, Sergio, quindi Sergio. Anche un po' male, che quindi quando ti mancano 3-4 persone importanti. Vabbè, con Idrofano e Cocker davanti, stare in coda è assurdo. Sì, ecco, sì, insomma. Con Jonathan, io l'ho avuto a Lugo, sì. Idrofano ha giocato a Lugo, ma non l'hai avuto tu, altra sponda, Jaguar. Quest'anno lo volevo portare pure a Lugo, pure a Cerchio, Jonathan, però poi... Johnny, non è stata una questione, non è stata più una questione di problema di spostamento, lontananza, certo, da Carzoli a Cerchio. No, ma poi lui viveva a Pereto, un periodo senza macchina stava, quindi sì, lui è venuto a Pereto, a Carzoli, poi da Carzoli a Vezzano col pullman e col treno. Era un po' problematico, ma più che altro per il ritorno, perché l'andata la sera il ritorno. Decisamente. Era un po' un problema grosso, sì. E alla luce di tutti questi accadimenti, ecco, se ti riaprissero il mercato e ti dicessero, vabbè, hai la possibilità di acquistare, cosa ti manca? Non lo so, perché mi manca perché cosa? Per vincere, domenica Alessandro. Ah, perfetto. Maurizio no. Guarda, Maurizio. No. Ma Maurizio, se mi bada al guardalinee là, tu va considera bene. Considera una cosa. Lo faccio marcare il guardalinee stretto. Tu considera una cosa, c'è già sei lo stesso, sei lo stesso di quello d'Avezzano. Addio, ormai l'ha presa di punta. Addio, è la fine. Vabbè, Luca, era lo stesso, non sarà un caso la correttura. E allora c'è qualcosa che non va, dovete indagare sul suo passato. Io gradirei che il portiere dicesse, ammettesse che era gol. Ma guarda, le immagini non sono chiare. Comunque l'arbitro aveva rischiato un fuorigioco sul lancio prima e non su un colpo di testa che dopo ha fatto gol di Virgilio, mi sembra. No, era Gigli.
Gigi. Sì. Ma il gol di Tevez era regolare? Sì. Perfetto. Sì. Ma da Tevez giocava lo stesso. Pure io da interista dico sì. Delle volte si creano dei problemi che non esistono, perché si fanno problemi sulla Juventus, non c'è un numero. Non è che, sì, cioè, a parte quello no, ma era in linea. Era in linea. Era un po' storta. La prospettiva. Fa delle linee storte a Torino, Andrea. Ma com'è? Ma questi del Milan... sono così. E tu sei del Milan? No, io sono dell'Inter. Ah, tutti interisti siamo. No, io non so in eh? Io non so in interisti. Io sì. Io sì. Quindi, insomma, vabbè, cerchiamo di riprendere la nostra... Perché delle volte le squadre debbono giustificare le annate assurde, no? E poi vanno a pescare il gol. Quale gol, insomma, sì. Non ci pensiamo per niente. Diciamo che in effetti Galliani è un po' esagerato, ecco, in questa occasione. Io sono del Milan, però non c'ho altre idee. E dille! Perciò è esagerato. No, era fuori gioco. No, non è né fuori gioco, c'ha ragione lui, perché non è che... Non è che uno si può attaccare fuori gioco, ma là è un altro discorso, secondo me è un discorso a monte. Ah, beh, ma sì, non c'hanno le squadre, l'Inter e il Milan, non c'è, che con che poco compete? Se stai a dire all'Udinese, al Genoa, alla Sampdoria, al Torino, che vuoi competere? Allora, se c'è stato un gol in fuori gioco, su. E noi a proposito scendiamo in prima categoria, visto che parliamo di queste, per praticamente si è giocata una giornata di recupero, ma è stata una giornata di campionato quasi, perché sì, mancavano andavano recuperate 6 partite, 5 si sono giocate, a torno in parte è stata rinviata di nuovo, torno in parte a Guidana mi sembra, e significativi risultati di quelle che sono le prime due ad oggi, quindi ha vinto il Vallelonga, ha vinto la Jaguar, e sono prima e seconda in classifica, divise però da 5 punti mi sembra, Romolo, sì. Seconda categoria, anche qui recuperi, diversi recuperi in campo le prime due, Sampelino torna alla vittoria dopo diversi stop, però vince anche il Venere che si mantiene a debita distanza, 10 punti di vantaggio mi sembra, anche se Sampelino deve recuperare un paio di partite, a 11 punti di vantaggio. In terza categoria finalmente si ferma il Pratola perché ha nevicato, quindi non ha giocato, vabbè, era l'unico modo per fermare i pratolani, quindi niente, dietro c'è il vuoto e l'ho già detto, non vincerà una marsicana il campionato in Serie D della Maceratese, è fatta. Credo di sì. A Capistrello per chiedere chi vincerà il campionato d'eccellenza? Secondo me? Sì. E beh, no, secondo, se ci avete vedo. No, lo sai perché? Perché attenzione, zitti tutti, perché Maurizio Massimo sa. No, secondo me vince l'Avezzano. Vince l'Avezzano? Secondo te? Ah, io spero lo vinciamo noi. Ci mancherebbe. È verosimile un'accoppiata tramite playoff a Avezzano Paderno, oppure chiedere troppo? Una direttamente, una playoff. Magari pure da parte mia, anzi, sarebbe da bello. Sportivo, Da sportivo, anche da marsicano. Chi vincerà il campionato di promozione e di prima categoria? La promozione, secondo me, Morro d'Oro è più, sì, è più completo. Il Ponte Comano ha pareggiato, è più completo. Sì. E in prima categoria l'ho detto, o Vallelonga o Lugo. Ormai è lotta, sempre, è costante. Siamo sempre in quel discorso con certo. Lugo, però o Lugo, Villa Vallelonga. Nessun pronostico in seconda e in terza categoria, dove ormai la vittoria è praticamente certa per Venere, rispettivamente Venere e Pratola. Hai visto giocare il Capistrello, hai visto giocare l'Acqua e Sapone, si fronteggeranno domenica, come la vedi? Prova a giocarla in anticipo. Ah, secondo me il Capistrello è una buona squadra, con un buon allenatore anche secondo me, ha dei giocatori comunque possono far bene domenica, però come diciamo prima anche degli infortunati, dei tasselli mancanti come Michiche che è venuto appunto da noi, però Michiche ormai non è più un tassello mancante, vabbè, insomma non è più nostro, ci siamo capiti, dai, però a pensare che noi nel giro d'andata stavamo a 3 punti dai playoff.
Lo so, sette sconfitte di fila, caro mio. Con quella media ci dispiace tutto ciò, perché insomma, ma ci mancherebbe, non ne dubitiamo. Insomma, anche perché se in Serie D dovesse andare male, corona facendo, potrebbero insomma essere chiamate playout anche più squadre delle quattro. Allora, il Borrello è radiato, ma libera il posto, cioè come se fosse retrocesso, quindi l'ultima c'è già. Sulmona è praticamente secco, e quindi ma non, gioca... non lo so, ma questo vabbè, non lo so comunque a perché forte rischio. Non lo so, io vedo le interviste del presidente del Sulmona straconvinto se la gioca, no, straconvinto che si salva il Sulmona. Allora facciamo, il Sulmona rientra nei punti e allora gioca penultima contro quintultima, ad oggi sarebbe a 4 punti dal capistrello, terz'ultima contro quart'ultima, ma se in Serie D dovessero retrocedere un paio, non mi giro verso nessuno, un paio di abruzzesi, allora i playout prenderebbero anche scusando il termine improprio, se la seconda praticamente i playoff non si fanno, si fanno direttamente in campionato e poi tutti i playout. Vedi, guarda, essere sono viste, io ricordo, vabbè, insomma, anche lo scorso anno in Lega Pro per la fusione fra i due campionati, prima e seconda divisione, quindi insomma è meglio stare attenti. A tal proposito, chiediamo ad Alessandro, le ultime 5 si sono staccate in Serie D, non è che, come dire, ultima, penultima, terz'ultima retrocedono direttamente, quart'ultima e quint'ultima fanno i playout. Dipende dalla differenza di punti. Ad oggi, questo ti chiedevo, ad oggi sono 7, dovrebbero essere 8? Con gli 8 punti retrocede direttamente. La tendenza purtroppo è preoccupante, cioè se noi proiettiamo questa... Siamo noi, Vispesaro, Termoli, Castelfidardo, sì, Castelfidardo. Quint'ultimo, sì. Quart'ultima e quint'ultima fanno i playout. Poi, in questo sì, caso, la sest'ultima ad oggi la farebbe per un punto, però insomma la tendenza, ti ripeto, è quella, cioè a Miternina, che peraltro deve recuperare, sì. Giulianova, che se inizia a pagare di nuovo gli stipendi, forse... ecco, appunto. Allora saliamo di tanto, andiamo sulla Recanatese, andiamo proprio a un altro livello, almeno per quanto visto fino a... Certo. Farebbe pensare che le ultime 5 se la dovranno vedere fra di loro, sempre considerando che corna facendo, se il Celano dovesse andare ai playout, avrebbe talmente tanti punti per un eventuale ripescaggio che sarebbe praticamente il posto, avrebbe il posto assicurato, blindato. L'anno scorso col Sulmona abbiamo fatto i playout con 41 punti, quindi sì, sì, ma insomma, no, io parlo proprio dei punti, quelli maturati a livello societario, sì. Ecco, anzianità della matricola, stadio, settore giovanile. Stagioni scorse in Lega Pro, eccetera, eccetera, avrebbe una marea di punti. Per chiudere, saliamo in categoria 1. Prima domanda, sempre riguardo la Lega Pro: entrambe ce la faranno Teramo o L'Aquila a salire in Serie B? Io mi auguro tutte e due, L'Aquila del Teramo. Però sta L'Aquila, ho capito, è un bazzicato atipico, più L'Aquila che Teramo. Comunque, Teramo. Teramo. Spero Teramo, in quanto in prestito io appunto dal Teramo. Ah, tu sei in prestito dal Teramo, allora ti auguro, insomma, magari poi rientri in Serie B, incrociamo le dita. Certo, il Lascoli è una brutta gatta da pelare, non solo Lascoli. Ma anche molto fortunato ultimamente, certo, ha ricevuto, se non mi sbaglio, 7 rigori nelle ultime 11 partite. Ah, senti, vedi come segue la sua società. Sì. Allora io ti chiedo, perché l'Ascoli si porta il Del Duca appresso e a Teramo quello stadio è una cattedrale del deserto, cioè il massimo storico, è proprio l'apice della... Andrea se ne sta andando, quindi salutiamo. Ma a Teramo, diciamo, ci sono due realtà, il calcio e il basket. Solo il basket è crollato. Il basket adesso è crollato, sì, ma era abbastanza seguito. Serie A, quindi... Purtroppo, sì, con quello stadio, vedere così pochi tifosi e quel posto in classifica, così proprio come noi, che abbiamo quasi lo stadio vuoto. Certo. Certo, e peraltro è un mistero della fede, il Teramo in eccellenza avesse 2500 spettatori, adesso in Lega Pro ne ha 1500, perché l'eccellenza appassiona di più. Teramo L'Aquila o vari eventuali? Ma speriamo una delle due, perché io vedo l'Ascoli, secondo me è attrezzato per salire. L'Ascoli Reggiana, Pisa... però l'Ascoli è più...
blasonato. Penso che sia più, comunque, più avanti. La Lega Pro è una B2, ci sono delle società mostruose, proprio in realtà è un campionato azzeccatissimo. A tal proposito, ultimissima domanda: perché loro stanno lì e noi qui? Io mi ispiro mi ispiro anche a uno striscione, perché? Perché là c'è la moneta qua, no? Beh, cioè sì, però l'Aquila e Terra non è che siano proprio... Che dici, Alessà? Ma... non lo so. Se cambiamo fascia? Ma perché... Allora, passa parola. Il discorso è questo, secondo me, che ogni società, no, ha un suo campionato di appartenenza, no? Quindi ci stanno società che sono radicate chi in Serie C, chi in Serie B. Romolo, io sono talmente squilibrato che una volta ho fatto il conto, mi sono messo a contare tutti i campionati, come dovrebbe essere composta la Serie A, la Serie B, la Serie C, in base al numero di campionati passati, e ho scoperto che l'Avezzano è da Serie D, in base non è da Serie C. Ci sono delle realtà che pure nel piccolo, no? Pure nei paesi B, la Città Noi si è fatto per 30 anni di fila la Serie C. Basso. Il Monza ha fatto per tutta la vita la Serie C, ogni tanto andava in Serie B, però poi tornava pure in Serie A il Monza. Sì, però quasi sempre in Serie C, cioè il Monza è sinonimo. A proposito, il Monza che si cucina la pasta da solo, il mister insieme ai giocatori, e sono andati in trasferta con l'automobile perché il nuovo con le automobili proprie, perché il nuovo presidente non paga, dice che deve presentare un progetto ma non lo presenta, intanto non paga, quindi ecco, questa è una breve divagazione. Sì, posso fare pure il presidente così? Romolo Petrini è il nuovo presidente del Monza, quindi... No, ancora no, dobbiamo vedere le carte, quando mi debbono dare per fare. Devi comprare pure la pasta per far mangiare la squadra. Ma la pasta la proviamo. E quindi nella speranza che a Teramo non succeda lo stesso, sì, perché noi poi in zona ce l'abbiamo, almeno in Abruzzo, cioè la decerco su tutti, facciamo, continuiamo a fare pubblicità, oggi abbiamo parlato di tutto anche nelle altre registrazioni. Detto questo, e visto che è ora di cena, quindi la pasta è cotta, Maurizio Massimo Colle, grazie mille. Ma io sempre Maurizio Massimo, ogni volta sta storia. Luca, ci conosciamo dai tempi in cui eri Maurizio, poi un periodo ti sei fatto chiamare Samantha, se ricordo bene. scherzo, questa la tagliamo, Maurizio Massimo Colle, a presto, ciao Maurizio. Ciao, buonasera a tutti. Quindi Alessandro detto Stefano Piccirilli, Domenico Gigiotti detto Francesco Gigiotti, soprattutto a Capistrello dove c'è un consigliere comunale, salutiamo Francesco Gigiotti, e Romolo Petrini detto Romolo Petrini, ma sei poco originale. Come il pezzo pane, tu sei tutto pane, non sei pure tanta carne, vabbè, la situazione sta degenerando e l'editore dovrebbe essere sull'uscio e quindi vuole entrare. Noi vi salutiamo, a presto, buon ciao.